Sì, molti di voi ci conosceranno, siamo i TV Lumière, gruppo nato a Calvi dell'Umbria, fondato da me e mio fratello Ferruccio. E io sono il chitarrista e il cantante della band e avete appena ascoltato uno dei nostri brani presenti nel nostro ultimo disco uscito 2 anni fa, nel 2019, e Avrei dovuto odiarti. La canzone era Ipotesi di ritirata. Abbiamo anche omaggiato i caduti con un brano di Leonard Cohen, The Partisan, e praticamente qui siamo di fronte a questo monumento che abbiamo raggiunto attraverso una lunghissima passeggiata, e molto piacevole tra l'altro. Questo monumento è stato eretto nel 1975, danneggiato successivamente da un fulmine nel 83 e rifatto sempre nel 84. E qui sono descritti tutti i nomi dei valorosi che hanno perso la vita in questo luogo. E poi ecco, passiamo la parola agli altri membri del gruppo, Ferruccio. Allora, come sono nati i film? Da un'idea mia e mio fratello, sì, con l'intento di fare una musica un po' sperimentale che poi ha sfociato sempre più sul cantautorato e poi ecco abbiamo un batterista storico che è Yuri che ci ha accompagnato fin dall'inizio e Marta che è arrivata da poco, da pochissimo, quindi non so. Ciao a tutti, io sono Yuri, batterista, come già mi ha presentato Ferruccio. Niente, io suono dai TV Lumière praticamente dall'inizio, poco dopo. E che dire di più? Yuri Rosi, ma te, il nostro amico dell'Elettri TV, vuole sempre sottolineare questa cosa, che io sono il nipote del primo sindaco comunista di Magliano Sabina, lo faccio contento, lo ripeto tanti a tutti quanti, che non è una vergogna, anzi è un onore, Dissocio, non mi dissocio assolutamente, anzi. quello della Repubblica, dopo la sì, dopo la certo, dopo la, come si dice, Costituzione dopo la Repubblica, Costituzione italiana, che è esatto, stata dopo la appunto Repubblica, sì. Anche perché tutti sanno che i comunisti sono nati nel 21, quindi 1921, quindi prima non c'erano, chiaramente, quest'anno quindi diciamo ricorre pure il quest'anno centenario. ricorre anche il centenario, certo. Auguri ai comunisti, Auguri a tutti i ovviamente. comunisti, anche se sono nati e spariti. Passo la voce a Marta qui. Grazie. Salve a tutti, io benché non sono di Calvi perché comunque vengo da un altro paese, comunque Si vede, dice qualcosa. forse si vede comunque qui della Valle di Terni. Provengo da San Gemini, da Terni, da quelle valli là che si possono vedere all'orizzonte, sì. Però è molto bello essere qui oggi, è molto bello poter toccare con mano la storia dei luoghi, che poi sono i luoghi di tutti, voglio dire. È un piacere suonare qua. In questo luogo, con loro L'esperienza di TV Lumière, parla. esperienza di TV Lumière è un'esperienza molto, molto bella, sempre emozionante, anche perché insomma si toccano anche dei temi, si può esprimere insomma un certo sentimento che attraverso appunto anche la lingua italiana, il cantautorato comunque non viene perso, insomma è molto bello, è molto interessante suonare con loro vari strumenti, insomma, Vai, le prospettive per il futuro, vai. Marta è diventata bassista tra l'altro da pochissimo, quando c'era precedentemente un altro componente del gruppo che ha lasciato la band da pochissimo, e Marta che già suonava con noi vari strumenti, tastiere, eccetera, ha sostituito adesso il bassista precedente. Prima ancora c'era.
prima ancora sì, c'era un'altra bassista, Irene, che salutiamo anche lei logicamente, e quindi ecco, in questa formazione ecco, siamo noi quattro. E sì, progetti futuri, ecco, adesso stiamo preparando un prossimo nuovo disco, quando si potrà tornare magari ecco, anche a fare dei concerti, ne saremo ben lieti di presentarlo, ci stiamo lavorando su e penso che a breve metteremo nero su bianco, cioè registreremo questo nuovo lavoro. E poi ecco, ripeto, speriamo che tutto torni alla normalità il più presto possibile, in modo da poterci esibire in pubblico, perché qui non stiamo scherzando, qui è un posto, come potete vedere, si vede tutto, si vede mezza Italia da qui, eccola qua, tutti i paesi limitrofi, Lugnola, Finocchieto, Stroncone, Vasciano, qua sotto, ecco, c'è un panorama fantastico, con l'ombra delle nubi poi ancora più bello, ecco qua. Bene. Quindi diciamo che ci abbiamo l'Umbria postata di panorama, ecco, le acciaierie, pensiamo pure agli operai che in questo momento stanno sicuramente faticando, perché insomma mandiamo un saluto anche all'associazione Sentieri Partigiani che organizza delle escursioni qua proprio di fronte ai Monti Martani, quindi li invitiamo magari anche a unirsi attraverso il Monte San Pangrazio al percorso del Tevere fino a Roma, quindi una connessione tra Roma e l'Umbria, che l'auspicio di dedicare la ciclabile del Tevere alle donne della Resistenza. I più volumiari ci siamo formati nel 1999-2000/2000/2001, diciamo quello è stato un periodo di gestazione, poi dopo provenienti da un altro progetto giovanile in cui cantavamo in inglese, benché insomma ecco ricco di soddisfazione anche quello, però poi abbiamo deciso di cambiare identità a The Clown Sadness. Il primo progetto c'era già Yuri, c'era Ferruccio, c'era Sballone al basso, detto Roberto Frezza, e quindi ecco facemmo un 4-5 anni credo dal 1995 fino al diciamo 99-2000, dopodiché sono formati TV Lumière. Il genere musicale, guarda, ho sempre molta difficoltà ad esprimere sicuramente facevamo The Clown Sadness, esattamente, facevamo New Wave molto anche d'archeggiante, quindi poi ecco, sempre molto sperimentale però, perché dopo anni che suonavamo abbiamo notato dei gruppi che diventavano famosi nel tempo, che ci somigliavano parecchio, però ecco, ma in Italia... Ferruccio dice che tanti gruppi si sono ispirati a noi, forse che neanche conoscevamo in realtà, non so per certo, insomma alcuni gruppi sicuramente si sono ispirati a noi ecco, diciamo con The Clown Sadness era più un incrocio fra Sonic Youth, Joy Division, The Cure, eccetera eccetera, tutta quella scena, ma poi ecco l'evoluzione ai TV Lumière è stata, diciamo, siamo arrivati a questo tipo di evoluzione con ascolti diversi, ascolti che andavano dagli Ulaanbaatar, agli Swans, a Nick Cave, ai Sturzende Neubauten, per poi, ecco certo, gli Ulaanbaatar sicuramente sono stati un nostro gruppo di riferimento e sicuramente ci siamo ispirati molto a loro e con Amaury, ovvero il fondatore della band, abbiamo avuto degli incontri, ci siamo conosciuti, abbiamo lavorato insieme, ci ha prodotto due dischi e abbiamo suonato tante volte insieme, insomma abbiamo un bel rapporto, e anzi lo salutiamo anche a Maurì Cambusa. E quindi poi ecco nel tempo abbiamo suonato un po', abbiamo fatto questo quattro dischi ufficiali, un EP iniziale e poi quattro dischi ufficiali, diciamo a cadenza di 3 anni, con una pausa poi un po' più lunga fra il terzo e il quarto. E cantiamo in italiano, insomma molti di voi ci conosceranno,
quindi diciamo che l'evoluzione è stata questa fondamentalmente. Altri diciamo come modelli italiani abbiamo avuto anche semplici SI o soprattutto di quel periodo, quindi diaframma, ecco, quindi siamo poi arrivati a questo, a fare comunque un genere musicale piuttosto, cioè, siamo piuttosto credo riconoscibili, quindi non è, i riferimenti ci sono, ma siamo riusciti ad avere un'identità molto ben definita. No, prevalentemente sì, abbiamo suonato diciamo in tutta Italia, abbiamo toccato credo tutte le regioni italiane e siamo andati anche diverse volte all'estero, quindi da Berlino a Parigi, Stoccarda, Lubiana, Freudenstadt, poi dove altro, vabbè, insomma, i confini anche con la Svizzera, Lugano, quelle zone lì. E comunque ecco, quando c'è stata l'occasione che siamo andati, abbiamo fatto questo tipo di esperienze live anche all'estero, ma in Italia abbiamo suonato dappertutto, credo ci manchi forse la Sicilia, credo, dove non abbiamo avuto mai l'opportunità di suonare, e forse il Molise, ecco. Stati apprezzati, beh, ognuno avrà un suo motivo personale, diciamo, però secondo me l'originalità, penso anche profondità a livello anche di testi, credo sia una molto indicativa, cioè molto credo possa piacere anche questo tipo di, no, questo tipo di approccio a livello strumentale, le nostre ritmiche, le nostre cadenze, le nostre chitarre diciamo a volte dissonanti, a volte più armoniose, più melodiche, insomma diciamo che è un genere che abbraccia vari momenti, non è le nostre canzoni, chi le conosce insomma sa benissimo che hanno un'evoluzione, non raramente iniziano e finiscono allo stesso modo, quindi sono sempre un po' una sorpresa. Fetta sociale, io credo di aver conosciuto persone che hanno apprezzato la nostra musica di qualsiasi, che appartenessero insomma a qualsiasi fascia sociale, diciamo, quindi siamo partiti quando sì, molto trasversali, all'inizio magari prevalentemente ci ascoltavano forse anche per l'età, ragazzi più giovani, logicamente perché arrivavamo direttamente da loro, crescendo ci siamo portati dietro persone che sono cresciute, quindi sono cresciuti con noi, con gli stessi gusti e le stesse influenze, diciamo. L'ispirazione dei pezzi. Sì, forse sono andati a prenderci. Pastori. No, sono dei pastori. No, sono quelli di prima che. No. Va bene, quindi diciamo che. Diciamo l'ultima, scusami. L'ispirazione, i testi parlano sicuramente, diciamo principalmente no, amori, diciamo relazioni amorose di qualsiasi genere, a volte storie che hanno avuto magari un epilogo anche particolare, e, dove varie emozioni si susseguono in questi pezzi, quindi poi ci sono canzoni che parlano anche di episodi bellici come quella che avete appena sentita, cosa siete ritirata, e ne abbiamo fatto un filone un po' per un periodo, ci ha accompagnato abbastanza a lungo su un paio di dischi. Poi ecco sì, inizialmente un po' più introspettive a volte, la psiche. Sì, Ferruccio poi ci parla anche del nostro periodo psichedelico. Ecco, del vostro io psichedelico. Sì, tutto attraverso gli ascolti, le conoscenze musicali. Però sì, fondamentalmente c'è stato un approccio alla musica sperimentale. Non siamo mai stati troppo tecnici, quindi era... sentimento e la psichedelia, sì, un discorso abbastanza psichedelico. Sì, era, io chiamerei la nostra musica post-rock cantautorale oscuro, questo penso che... I famosi perché ci sembravano un po' troppo commerciali all'epoca, quindi non siamo, diciamo, siamo andati sempre in una direzione...
contro le cose più banali in realtà, quindi una ricerca benché melodica, comunque benché fatta con un certo criterio, però abbiamo sempre tolto quelle canzoni che magari potevano farci rientrare in una situazione durante l'improvvisazione. A volte suonando ci uscivano fuori delle cose che abbiamo ritenuto un po' banali, un po' troppo sentite, abbiamo sempre dal primo ascolto abbiamo sempre cestinate. Avrebbe potuto esistere, ma non esiste perché l'abbiamo buttata via proprio sul nascere, diciamo, perché non ci piaceva questo tipo di approccio, cioè abbiamo un'identità e quella dobbiamo mantenere, altrimenti magari, che ne so, con una delle canzoni che abbiamo cestinato probabilmente potevamo aver fatto un gran successo, ma in realtà non è questo che ci interessava in realtà. Quel successo commerciale, insomma, non ci è mai interessato, non abbiamo mai cercato, non so, forse non saremmo mai riusciti a averlo, ma non abbiamo proprio cercato, quindi non ci interessa assolutamente. Non so se vuole concludere Yuri con qualche osservazione. E cosa aggiungere di più? Un caro saluto a tutti i nostri amici, speriamo, e futuri amici. Ci rivedremo presto sul Monte San Pancrazio. Evviva i partigiani! Grazie. Grazie a TV Lumiere. Grazie a te. Grazie a Elettri TV. Grazie a Elettri TV. Ho perduto moglie e figli, ma ho tanti amici.